mia età qualche acciacco c'è, ma la testa mi funziona perfettamente, Tremo. Mai funzionato la testa, se ma, può discutere troppo no, su adesso. Ho parlato di te. No, che no, 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 volte mi tre punti te l'ho parlato. Ma con chi te l'ho parlato? Ho preso uno a caso. No, non siamo quattro a caso. E non mettermi parole in bocca che non ho dito. Oggi mi sento un po' d'opposizione, non so per che motivo. Si faceva fatica questa mattina durante la commissione trasparenza a distinguere maggioranza e opposizione. I botte e risposte odierne hanno reso evidente la maretta non risolta all'interno del centrodestra, o perlomeno il fatto che alcune risposte rimaste in evase non siano state digerite da tutti. La seduta, condotta egregiamente dal consigliere Alberto Pasino della Lista Russo, era volta alle domande dei commissari sui dettagli della pianificazione dei concerti estivi del prossimo anno e ciò che è andato storto con il Prato del Rocco dopo il concerto dei Maneskin. L'assessore Rossi ha intavolato una sua versione ponendo come antipasto l'ingiustizia da lui subita con la rimozione della delega. Dopo 23 anni pensi che sono qua col sindaco e mi è andato sempre tutto bene, ho subito un'ingiustizia. Questa volta invece qualcuno ha avuto la mia testa, alcuni di cui sono presenti quest'anno. Poi come primo piatto risponde alle domande dei consiglieri di ambo gli schieramenti. Al centro un punto fermo, i concerti non si possono spostare dal Rocco. Si chiede se sia corrispondente davvero che i concerti estivi di marzo, pari e ultimo verranno spostati in una location diversa dallo stadio del Rocco. E la risposta no, perché i signori che hanno proposto hanno detto che vogliono. Seconda portata, chi era a conoscenza della disponibilità comunicata dal comune agli organizzatori per rendere fruibile il Rocco per i concerti? Il signor sindaco, la dottoressa Loci, la mia dirigente, il direttore generale, dottor Lorenzu, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Ernest Canciani. Io ho chiesto al dottor Canciani, per cortesia, se poi ci sono possibilità di adattare delle date, eccetera, perché ci sono queste coincidenze. Il dottor Ernest Canciani mi ha detto che lui si metteva a disposizione. Oltre a queste persone, altre sanno e sapevano dei concerti e della coincidenza. Uno certamente l'ufficio dell'immobiliare. Ed è sulle persone a conoscenza dei dossier e sulla volontà di Rossi di non aggiungere altro che è arrivato il dessert. E qui si è scatenato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marcello Medau. L'affermazione dell'assessore qui presente a riguardo quel che è la me all'immobiliare non può essere credibile. Rossi chiude quindi la cena e il conto l'ha già pagato lui, cedendo la delega allo sport. Io dico che la cena è finita.